Mi chiamo Daniele Vigo, ho 18 anni e vivo a Finocchio, vicino qui a Roma. Che cosa fai nella vita? E studio. Quale scuola? Studiare. E geometra a Frascati, all'Istituto Tecnico Buonarroti. Sono al quinto anno. Come hai conosciuto il Fab Lab della Fondazione Mondo Digitale? Beh, mi hanno avvicinato al Fab Lab le attività che svolgono durante l'anno. Infatti sono venuto a fare un laboratorio sul coding e ho conosciuto poi il Fab Lab, che non sapevo fosse qui. E pian piano ho cominciato a fare qualche corso, tra cui il corso della laser cut e della fresa. E quindi poi mi sono avvicinato a questo nuovo mondo. Qual è il progetto più bello che hai realizzato con le macchine a controllo numerico? Il più bello è stato il modello del giardino che stiamo realizzando nella nostra scuola. Un progetto che mi sta molto a cuore, visto che nella nostra scuola c'era questa parte abbandonata, e insieme al mio professore, professor Fiorenza, abbiamo cominciato a fare qualche progetto anche insieme ad altri ragazzi. Io mi sono occupato della parte 3D, quindi poi mi è venuta questa idea di portarlo qui al Fab Lab e fare un piccolo modello che poi abbiamo presentato a scuola e che è stato molto apprezzato. E a che punto siamo con il progetto? Con il progetto siamo messi molto bene, grazie anche alla collaborazione che la nostra preside ha avuto con la parte della regione. Stiamo ad un buon pezzo e stiamo per finirlo. Daniele, avvicinarti alle nuove tecnologie e a un laboratorio di fabbricazione digitale ha cambiato in qualche modo la tua idea di futuro professionale o universitario? Beh, devo dire molto, perché all'inizio non avevo proprio in mente cosa fare dopo il quinto, ma ora che mi sono avvicinato a queste nuove tecnologie, alle stampanti 3D, la laser, la fresa, mi è venuta una voglia di diventare un ingegnere meccanico, quindi ci proverò. Ultima domanda, che cosa vuol dire per te essere maker? Beh, essere maker è una domanda molto, molto dura. Essere maker vuol dire metterci passione nel fare tutto.